Bene, sono felice di poter inaugurare una piccola serie di interventi sui misteri del Roman de la Rosa, uno dei testi, il romanzo illustrato per eccellenza, più importanti del Medioevo, che hanno contribuito a rinnovare le letterature europee, non solo quella francese, ma anche quella inglese, visto che la prima traduzione è stata fatta da Geoffrey Chaucer, quella neerlandese, quella italiana in particolare, dal momento che il volgarizzamento toscano, distribuito in due testi diversi, il cosiddetto Fiore e il Detto d'Amore, potrebbe essere stato realizzato da Dante e forse da alcuni suoi sodali. Questa è una novità di cui parlerò alla fine della mia piccola serie di conferenze sulla Rosa. Intanto esiste un altro Roman de la Rosa, più o meno coevo, anteriore solo di qualche decennio, ma la critica è divisa sulla datazione di queste due opere, che è il Roman de la Rosa di Jean Renard, chiamato poi Guillaume de Dol perché non si voleva confonderlo con quello di cui vi parlerò oggi. Ebbene, cominciamo dai misteri. Un primo mistero è la costituzione stessa di questo libro medievale, che conta ben 22.000 versi e che è stato copiato in centinaia di manoscritti, di cui 300 sono giunti fino a noi, anche se purtroppo possiamo consultarne solo 100 in meno, diciamo grosso modo 200. 22.000 versi, ma distribuiti a quello che uno degli autori stesso dice a metà dell'opera, in un luogo molto particolare del testo, il centro dell'opera, sarebbe stato redatto da due diversi autori. Il primo di essi, morto 40 anni prima del secondo. Del secondo non si dà il nome chiarissimo, ma solo il soprannome, Jean Chopinello. Un soprannome abbastanza parlante, nel senso che vuol dire varie cose, innanzitutto il bevitore, il possessore di un considerevole sesso e cose del genere. Ora, del secondo si sa abbastanza, di Jean Denain sappiamo che era uno scrittore importante, che aveva mantenuto un profilo piuttosto basso, ma che era stato legato alle famiglie reali a partire da Blanche del Castiglio, poi dei figli di lei, Luigi e soprattutto l'ultimo di loro, Carlo d'Angiò. Ebbene, di Jean Danon sappiamo che era un chierico, che aveva fatto delle traduzioni importantissime di Boezio, della Consolatio Philosophiae, opera dedicata a Filippo il Bello, l'ultima delle sue traduzioni, ma che aveva tradotto anche, ed è una cosa molto importante, anch'essa carica di misteri, l'Epistolario di Abelardo ed Eloisa, ma della traduzione del volgarizzamento francese sappiamo che è più antico dei codici degli originali latini superstiti che sono successivi ad essa. Ebbene, torniamo al Roman de la Rose. Altri misteri. Al verso 10.500, non solo Jean Danin ci dice che i due autori sono molto diversi, che il primo di essi ha scritto solo 4.000 58 a seconda dei manoscritti versi, mentre l'altro ben 18.000, ma questa rivelazione la fa sconvolgendo un po' l'andamento naturale del romanzo, perché sostiene che il testo non è ancora stato scritto e per bocca del dio d'amore, che è colui che parla, colui che tira i fili della rivelazione e che ci erudisce su tutto
il problema, devono essere ancora scritti in toto. Il lettore potrebbe essere sconvolto da questa rivelazione, che possiamo chiamare sul piano narrativo metalessi, nel senso che un personaggio intradiegetico dà delle informazioni sulla costituzione del libro, sconvolgendolo. Non che questa sia una novità assoluta, ce ne sono stati illustri precedenti, ce ne saranno anche successivamente. Ma un altro piccolo mistero rispetto a quelli più grandi di cui vi parlerò è che la critica francese abbia avuto un timore reverenziale di fronte a quest'opera e si sia occupata prevalentemente della prima parte di essa, dei 4.000 versi, considerandoli estremamente belli, lirici, assolutamente poetici, mentre la seconda parte, piena di digressioni filosofiche, sarebbe noiosa e non degna di analisi. Il sospetto è che non l'abbiano studiata abbastanza a fondo. Tanto non l'hanno studiata a fondo che persino la prima parte ha creato numerosi equivoci, dal momento che essa è basata su una filosofia. Su una filosofia non troppo diversa da quella della seconda parte, i cui fondamenti non sono stati ben spiegati. Anche Guillaume de Lorris, dunque, aveva le stesse fonti filosofiche del secondo autore, Jean Dalmau, tanto che non aveva lesinato citazioni, ma l'aveva fatto in un modo estremamente concentrato, in un modo estremamente sintetico e difficile da percepire. Ebbene, anche di questo dovremo parlare. Terzo mistero, l'identità storica di questi autori. Ebbene, da 20 anni io mi occupo del problema e, senza dire nulla di nuovo, perché molta critica francese soprattutto aveva già individuato una possibile identità, soprattutto di Jean Dalmau, riconoscendo che egli, insieme al fratello Guillaume, avesse compiuto degli studi di diritto a Bologna dal 1265 al 1269. 3 anni fa, in un convegno finalmente dedicato dalla Francia a Jean Dalmau, pensate che non è stata commemorata nemmeno la sua morte nel 1305, quando di centenari sulla morte degli autori ne sono stati celebrati a destra e a manca, anche quando la data di morte non era così chiara. Ebbene, in un convegno dedicato finalmente a Orléans, a Jean Dalmau, sono stati messi in dubbio i dati da me raccolti, sostenendo che fossero troppo superficiali, ma sulla base non dell'unica fonte possibile di essi, e cioè i documenti dell'Archivio di Stato di Bologna, che rendono conto non solo dell'attività a Bologna di Jean e di Guillaume, ma anche dei loro colleghi che, tornati in patria, hanno tutti avuto delle prebende importanti, sono diventati vescovi, uno di loro addirittura vescovo di Parigi, ma sulla base soltanto dei documenti di Orléans, documenti di seconda mano perché l'archivio di Stato di Orléans è bruciato e quindi non ci sono questi documenti. Non solo, ma è stata tolta la parola, in fondo, sto usando delle espressioni un po' dure, all'unico studioso, anche se non storico di professione, ma storico in realtà molto più importante per quello che riguarda Orléans, dei cosiddetti maestri, Jean Mesquy, che aveva ricostruito con molta attenzione quei documenti e con molta apertura mentale. Ebbene, sulla base di indicazioni estremamente municipali e contraddittorie, si è negata l'unica possibilità di saperne un po' di più sull'attività di Jean Dalmau e di Guillaume de Lorris, che ci sia data percorrere.
Ebbene, sarà proprio questo l'argomento delle prossime lezioni, cominciando appunto dai misteri che riguardano i primi 100 versi del romanzo. Vi saluto e spero siate numerosi alla prossima lezione.